La provincia di Teramo ha consegnato ufficialmente i lavori del nuovo ponte di Castelnuovo. Ad aggiudicarsi l'appalto è stato il consorzio Stabile Rinnova, costituito da 10 imprese teramane. L'opera prevede un investimento di circa 6 milioni di euro. I fondi sono quelli della Regione Abruzzo, circa una metà provenienti dal Masterplan. L'infrastruttura sul fiume Vomano collegherà la rete stradale nelle zone produttive di Cellino Attanasio e Castelnuovo Vomano. Oggi finalmente possiamo fare la consegna, i lavori cominceranno da subito, tempi dei lavori 6 mesi, quindi confidiamo che in questo breve tempo possibile possiamo consegnare alla nostra provincia di Teramo un'opera strategica, sia per il collegamento delle vallate del Tordino con il Fino, ma soprattutto per l'intera provincia. Io penso che questa possa essere anche un'opera, un po' il simbolo della rinascita della provincia di Teramo, che va nella direzione appunto della rinascita e, come ho detto l'altro giorno, di riconnettere il territorio. Affidiamo a quest'opera una grande importanza strategica, appunto, come ho detto, per il rilancio definitivo della provincia di Teramo. Come voi sapete, in pratica dal nostro arrivo in provincia abbiamo trovato tutte opere bloccate, quindi non era la prima opera bloccata, come sapete c'era anche un'altra opera importante che è il ciclo pedonale di Roseto, che confidiamo anche a breve di far ripartire, quindi anche su quest'opera affidiamo anche una ripartenza immediata affinché si possa completare la pista ciclabile di tutta la costa teramana. Il nuovo ponte di Castelnuovo avrà un'unica carreggiata formata da 2 corsie per un'ampiezza complessiva della piattaforma stradale di 10,50 metri.